convegno, per avermi dato la possibilità di far sentire la mia voce in questo alto contesto. La mia voce di giudice, quindi una voce concreta di chi deve individuare quelli che sono i diritti riconosciuti dall'ordinamento e deve cercare di renderli effettivi. E proprio dal punto di vista pratico del giudice civile, che appunto è chiamato ogni giorno a fare questo mestiere, che voglio volgere un attimino lo sguardo sul mutato contesto che è stato introdotto, il mutato contesto sociale e culturale all'interno del quale è stata introdotta la nuova legge del 2017, che è una legge in effetti frutto di un contesto sociale e culturale diverso e che chiede che siano indicati attraverso disposizioni normative che siano effettivamente lo specchio dei valori etici comuni i limiti, l'individuazione dei limiti all'azione dell'uomo che un tempo erano dati dalle leggi naturali e che invece adesso in molti casi dobbiamo cercare di individuare noi. E infatti l'incalzante sviluppo delle biotecnologie che ha fatto emergere nuovi diritti, nuove necessità di dare tutela a quella che è un'esigenza pressante, e cioè mettiamo dei limiti ad un'invadenza in funzione della piena realizzazione dell'uomo e della sua dignità. E questo fermento appunto che si inserisce alla legge numero 219, con la quale, seppur con notevole ritardo rispetto ad altri paesi, è stata introdotta anche in Italia una disciplina organica su quella che è la relazione di cura tra medico e paziente, che è una relazione molto complessa e all'interno della quale in effetti non ricordo chi ha fatto un accenno a questo problema, c'è anche il problema della cosiddetta medicina difensiva. Quindi era molto utile una legge che in qualche modo rassicurasse anche i medici su quello che possono o che devono fare. La legge, in netta antitesi con quella che era la visione tradizionale di questo rapporto, di questa relazione di cura, esce da una visione paternalistica e pone al centro della relazione, da un lato, la volontà del paziente, la possibilità anzi la necessità che sia il paziente a decidere della propria vita, e dall'altro la responsabilità professionale del medico, e cerca di dare, come dire, cerca di trovare un equilibrio fra queste due responsabilità. Questo nuovo modo di intendere la relazione tra medico e paziente e questo nuovo modo di intendere anche quello che è la salute, che non è più solo, qualcuno ha detto, assenza di malattia, ma è un vedere il benessere complessivo di una persona che si compone di corpo e di anima, in effetti è stato colto dalla nuova legge, ma è un approdo al quale si è giunti dopo un travagliato percorso giurisprudenziale, all'interno del quale anche il Comitato di Bioetica, mi dispiace che il professor Davac non ci sia più, però all'interno del quale si è mosso molto bene il Comitato di Bioetica, che ha dato tantissimi spunti. E io non so se poi questi pareri del Comitato di Bioetica non vengano veramente letti in Italia e siano apprezzati solo all'estero. So che io nella mia professione e nello svolgimento del mio compito mi sono sempre chiesta, prima di adottare una decisione, che cosa avesse mai detto sul punto il Comitato di Bioetica, e mi è capitato in varie occasioni di essere andata a verificare di aver avuto questa necessità, sia quando tanti anni fa mi occupai di procreazione assistita, sia quando, purtroppo ancora tanti anni fa perché il tempo poi passa, mi sono dovuto occupare appunto del problema invece del fine vita, della mia funzione di giudice tutelare. Avevo tante cose da dire, ma salto perché è stato molto interessante anche lo spunto del professor Gambino sul confronto fra la legislazione italiana e la legislazione francese, e quindi vorrei conservare un paio di minuti per ritornare su quel punto. E quindi salto tante cose, però
metto a vostra disposizione un'esperienza personale, appunto, perché voglio muovermi qua con gli occhi del giudice. Si parlava appunto di direttive anticipate, queste direttive appunto, perché la convenzione di Oviedo ci guidava e ci diceva sono desideri di cui il medico dovrà in qualche modo tenere conto, ma non sono cogenti, e c'era tutto il dibattito in Italia su questo problema. Come giudice un giorno io stavo lì nella mia stanza piccola a cercare di fare qualcosa di buono e venne una donna, una signora sui 50 anni, 50-55 anni, e come giudice tutelare mi pose un grosso problema, che implicava anche quella che deve essere la coscienza di ciascuno anche quando esercita una funzione così delicata come quella del giudice. Mi disse: dottoressa, io sono sana. Era ai tempi della vicenda Englaro. Mi disse: dottoressa, parlò con me così, proprio io e lei in quella stanza. Io sono sana, però io non voglio essere attaccata ad un respiratore artificiale. Se un domani dovessi, per un qualsiasi motivo, un incidente stradale, una malattia improvvisa, dovessi trovarmi improvvisamente senza coscienza e dovessi sottostare quindi a quelle che saranno le decisioni di altri, non mie, magari quelle di mio marito, di mio figlio, del medico, io vorrei che lei mi nominasse oggi un amministratore di sostegno, perché io l'ho già designato questo amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 408. Però sa, dottoressa, io non mi fido, perché lo so, mi sono informata, sono andata dal notaio e mi ha spiegato che intanto in primo luogo il giudice potrebbe cambiare idea, perché seppur per gravi motivi la legge glielo dice che può cambiare idea e scegliere una persona diversa. E poi questi sono meri desideri, non hanno efficacia, non hanno vincolatività, quindi alla fine magari i medici e i miei figli e mio marito decideranno loro per me. E sono preoccupata perché, mentre io non voglio questo, i miei figli e mio marito, per motivi religiosi e per motivi etici, non mi staccheranno mai dal sondino. Io quindi, dottoressa, vorrei avere la certezza che il mio amministratore di sostegno sia questa signora X, che è una mia cara amica e che mi ha giurato che, che la pensa come me e che mi ha giurato che farà ciò che io voglio. E io, giudice, nella mia piccola stanza, andai a studiarmi le norme del codice civile e mi battei in un problema gravissimo. Ma la condizione di incapacità, o meglio di impossibilità di curare i propri interessi, è un presupposto indefettibile per l'accoglimento di questa domanda? Oppure, se io, giudice, riconosco che nel concreto c'è un interesse meritevole di tutele, quindi anche un interesse ad agire per avere quella risposta giudiziaria, io posso dire di sì. Studiai tanto e dissi di sì. Nominai un amministratore di sostegno pro futuro, una grande discussione. All'epoca facevo parte della sezione famiglia e persona, che si occupa appunto di queste cose. E non tutti all'interno della sezione erano d'accordo con questa mia soluzione. Infatti io, nella solitudine della mia scienza e coscienza, l'adottai da sola. Però ci sono state critiche, però ci sono state anche parole dei professori che hanno detto: ma forse sì, forse c'era lì l'interesse ad agire, perché questa signora aveva un'esigenza reale e forse le maglie dell'amministrazione di sostegno, che sono maglie larghe, molto larghe, possono essere utilizzate per dare una tutela, per garantire un diritto. Nel momento in cui in Italia ancora non avevamo una legislazione chiara che attribuisse vincolatività alle direttive anticipate, che poi con la legge sono diventate disposizioni anticipate di trattamento. E quindi la legge, meno male che è venuta, che c'è, anche se purtroppo però non ha risolto tutti i problemi che noi giudici dovremmo affrontare nella nostra stanzetta, noi giudici civili, quasi dimenticati sotto i fascicoli.
perché i problemi sono tanti, ne dico alcuni, mi vengono in mente così proprio in passato, anche se il discorso sarebbe da approfondire. Intanto sottolineo una cosa, purtroppo nel nostro paese non c'è la cultura di pensare al momento della morte, quindi io mi aspetto che non ci saranno tantissime di disposizioni anticipate di trattamento. Io stessa, che mi pongo tanti problemi e che sono una del mestiere, ho una certa ritrosia ad andare a prendere un foglio e mettere queste disposizioni anticipate di trattamento. E questo è già un primo problema, che ne fa venire un altro. Ma se così è, e se ci vorrà quindi tanto tempo perché cambi la mentalità, che gli italiani diventino un po' francesi o un po' tedeschi, se ci vorrà tutto questo tempo, e allora cosa succederà di quelle manifestazioni di volontà, magari anche scritte, accanto al testamento vero e proprio? Io scrivo un altro testamento biologico, non è sbagliato chiamarlo così, però per rendere proprio plasticamente l'idea. E quel testamento che si occupa di patrimonio sarà un testamento olografo perfettamente efficace. Quell'altro testamento che si occupa delle cose più importanti della mia vita sarà carta straccia, visto che abbiamo una legge sulle DAT che ha detto che le DAT devono essere belle, formali, messe per iscritto, andate al notaio, eccetera, eccetera. Bel problema, numero uno. E poi noi giudici avremo l'arduo compito di interpretarle queste DAT. E allora mi viene in mente subito un altro problema ancora. Siamo noi giudici tutelari attrezzati per fare questo mestiere, che è diventato molto più difficile rispetto a prima? Oppure avremmo dovuto seguire un po' i nostri cugini francesi e magari attribuire la decisione su questa materia così delicata magari a un tribunale che decide in tre? È vero, c'è il problema che poi quel tribunale che decide con tre persone non con una, e quindi c'è uno scambio di idee, quindi una decisione più ponderata. C'è il problema che magari sia lento, soprattutto quando nella stanza dei giudici ci sono centinaia di fascicoli. E però una soluzione la dobbiamo trovare, perché se no ci possiamo trovare davanti ad un giudice che potrebbe non essere attrezzato per rispondere adeguatamente. Quanti minuti ho ancora? Pochissimi. Va bene, allora salto tante cose e vado a parlare, a fare un confronto tra la nostra legge e la legge francese. Allora, il professor Gambino se n'è andato, mi dispiace perché avrei voluto discutere un po' con lui. E secondo me è vero ciò che lui ha detto, però io, leggendo in questi giorni la nostra legge e quella dei francesi, mi sono resa conto che c'è una differenza fondamentale, che poi è una differenza di cultura, è una differenza che si basa su un diverso equilibrio nel rapporto tra volontà del paziente e responsabilità del medico. In Francia, giustamente diceva il professor Gambino, la deontologia medica è inglobata nel diritto, nell'ordinamento, proprio è una parte del codice che si occupa dei problemi di salute, le cose della salute pubblica. E quindi forse è stato più agevole arrivare a certe conclusioni, quindi mettere sulle spalle del medico la responsabilità di certe decisioni. Quali decisioni? La Francia fa due cose fondamentali, secondo me. Da un lato indica quelli che sono gli obblighi del medico, obblighi, usa il termine dove, insomma, sono obblighi, mette proprio usa una terminologia che non ammette tentennamenti. Il medico non deve procedere a trattamenti che possono qualificarsi come accanimento terapeutico. Certo, c'è poi tutto il problema che tutti i concetti generali devono essere interpretati, però una cosa è l'accanimento terapeutico in Francia, e un'altra cosa è il trattamento che, pur non essendo accanimento terapeutico, è un trattamento che ha il solo scopo di mantenere artificialmente in vita la persona.
E all'interno di questo concetto ci sta sia la nutrizione e l'alimentazione, perché la legge francese e anche la legge italiana equiparano e dicono che sono dei trattamenti medici ai fini della legge sul fine vita, ai fini. È una terminologia che si ritiene sia in Francia che in Italia. Sono trattamenti sanitari quelli che ai fini di questa legge, perché mi spiego meglio, perché una nutrizione tramite PEG può essere somministrata anche in relazione a persone che sono perfettamente coscienti, vigili. Mi è capitato di leggere di un caso di una bimba che veramente di 3-4 anni non riuscivano a farla mangiare i genitori perché aveva dei problemi. La soluzione è stata la PEG. Lì è ovvio che non è un trattamento sanitario in sé, è un trattamento sanitario, però ha tutta una sua filosofia. Altra cosa è il trattamento sanitario, la nutrizione o l'idratazione nei confronti di un soggetto che si trova in stato vegetativo, è diverso. Quindi dicevo, e chiudo veramente, non vi trattengo, la legge francese distingue queste due cose e permette dunque, occupandosi esplicitamente di questi tipi di trattamenti somministrati in relazione a persone incapaci che si trovano nella soluzione di condizione vegetativa senza possibilità di ritorno, poi vabbè, possibilità di ritorno è tutto da interpretare, comunque nella situazione di Lambert, consentono questa volta, non obbligano, consentono, e quindi qui libertà di interpretazione lasciata al medico, consentono al medico di sospendere all'esito di una procedura collegiale all'interno della quale il medico stesso che ha in carico il paziente dovrà consultare altri medici, dovrà sentire il fiduciario se c'è o se non c'è, dovrà sentire i familiari, ma poi, fatta questa istruttoria così complessa, il medico dovrà prendere una decisione e dovrà motivarla, perché nella cartella clinica ci dovrà essere scritto, ci dovranno essere individuati tutti i passaggi, cosa che consentirà poi al giudice, che è il consiglio, che è il giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, di verificare se quel medico ha preso la decisione corretta. In Italia questo non è possibile. In Italia non esiste in alcuna parte della legge una terminologia che ci richiami alla mente il trattamento che, pur non essendo accanimento terapeutico, è un trattamento che tiene artificialmente in vita la parte. Secondo me l'Italia non ha avuto il coraggio di distinguere queste due ipotesi. Parla genericamente di accanimento terapeutico e giustamente lo vieta, però questa situazione l'ha lasciata un po' sfumata, come tipico poi di noi italiani anche nel momento in cui legiferiamo. Certamente il fatto di non aver parlato apertamente di questa possibilità, il fatto di aver in secondo luogo indicato l'idratazione e l'alimentazione artificiali nel settore e nell'articolo che disciplina il consenso, mi fa ritenere, i dubbi sono tanti, però mi sono data questa prima risposta, mi fa ritenere che la interruzione di questi trattamenti può essere fatta dal medico nel momento in cui si riscontra una volontà del paziente, ma non come decisione collegata ad un'idea di accanimento terapeutico. Quindi la volontà del paziente, volontà che non c'è problema se c'è un fiduciario e se ci sono DAT, ma mi chiedo, e quindi qua mi taccio, mi chiedo, volontà del paziente che potrebbe essere dal giudice ricostruita anche attraverso elementi precisi, elementi chiari, precisi e concordanti, così come è stato per la sentenza in Glaro. Vi ringrazio per l'attenzione.